Sindaco, oggi è una giornata intensa di grandi festeggiamenti per la città che guida. Sì, e allora si celebrano i santi patroni che sono San Pietro e San Paolo e come ogni anno è una festa. Ieri c'è stato il concerto della banda sul sagrato della chiesa e oggi questa celebrazione eucaristica con tutte le associazioni presenti. E si è celebrato anche il 40° di ordinazione di Monsignor Sergio Biali, che ha ricevuto da poco questo titolo di Monsignore, che da 40 anni che è qui nella nostra città e svolge il suo sacerdozio. Monsignor Sergio Biali, oggi è una giornata importante per la sua parrocchia. Beh, certamente i santi Pietro e Paolo sono la coppia di protettori invocati e sempre cercati dalla gente di Lissone, gente che ha vissuto cambiamenti radicali, cambiamenti nel passato prossimo, ma che ci tengono per il futuro e comunque hanno avuto sempre nel riferimento a questi santi, al ruolo religioso che la fede ha avuto tramite loro, ha avuto appunto un riferimento grazie al quale operare in modo che tutto proceda con continuità nella novità, perché questo è un po' il carattere tipico degli lissonesi, tradizionali per alcuni aspetti, ma che sanno giocare sempre su piani, su profili, su disegni davvero innovativi. Non solo la festa dei santi patroni, ma anche la ricorrenza del suo 40° anniversario di sacerdozio. Appunto, 40 anni di sacerdote, ma anche 40 anni di presenza qui a Lissone. Questo è un motivo di grande orgoglio, di grande felicità per me, perché questo mi ha consentito nel frattempo di conoscere tantissime persone, le ho visti nascere, le ho visti poi sposarsi, le ho visti fare le famiglie e quindi ho vissuto davvero un itinerario di vita molto ragguardevole, molto, molto prezioso per me, ma credo anche per le situazioni che nel frattempo si sono qui maturate, perché questa è gente fattiva, è gente che è molto unita, che persegue la condivisione, direi proprio volutamente cercante, volutamente coltivata, è gente proprio preziosamente capace di insegnarti cosa vuol dire vivere. Pierangelo Alfieri, cerimoniere dell'Ordine del Santo Sepolcro della Lombardia, cosa rappresenta questa giornata per voi? Per noi è una giornata di festa, perché oggi festeggiamo il nostro priore Don Sergio Biali, che è appena stato nominato 2 mesi fa canonico di Sant'Ambrogio e Monsignore, con titolo di Monsignore, quindi essendo un amico prima di tutto e in seconda battuta da anni ci segue come ordine a livello di delegazione di Monza e Brianza, per noi è una festa attorno a un amico. Questa è stata anche l'occasione per riunirci, trovare e fare un po' la tradizionale fine anno sociale che segna un po' il tempo della nostra delegazione, delle nostre diciamo consuetudini annuali. Abbiamo voluto unire le due occasioni, privilegiando la parrocchia di Lissone, dove Don Sergio da anni e anni presta la sua opera pastorale. Quali sono le vostre prospettive future? Allora, lo scopo dell'ordine è il sostegno ai cristiani di Palestina. Palestina vuol dire Israele, vuol dire territori palestinesi, vuol dire Giordania, vuol dire qualcosa in Libano, vuol dire preservare la cristianità nel luogo dove Cristo è nato, è cresciuto e ha affermato il suo Vangelo. Questo per il nostro scopo quindi è attraverso iniziative sia caritative sia di immagine fare conoscere questa presenza e sostenerla. Nel particolare c'è un'attenzione mirata sull'educazione, sulle scuole, per cui col sostegno a 17.000 studenti, sia cristiani che non, che
frequentano le scuole del patriarcato, le scuole cristiane in Terra Santa. Questo permette una convivenza fra le diverse religioni che auspichiamo da grandi, no, come è già successo in taluni casi di ministri e governanti di quelle nazioni un po' tormentate, poi possa creare una conoscenza e favorire un dialogo fatto con tematiche pacifiche invece che con tematiche di violenza.